è un giorno di, di, un, di un grande acquazzone, io avevo poca roba, diciamo, vestiti per indumenti per, ripar per ripararmi e intravidii in una grotta, c'era una grotta, un buco e mi infilai dentro e lì vidi lo scheletro di questo gigante. Ah, no, non mi stupì più di tanto però... Eh quello lì era 4 metri anche di più, era enorme. E allora corsi, portai le pecore a casa, corsi da mio nonno e eh, lui è contento, e eh, vieni che ti faccio vedere dove c'erano gli altri allora mi raccontava tutte le leggende, mi raccontava di questo popolo, delle... Diecimila anni fa, con 10 damme di corte, un re, questi avevano portato la cultura in tutto il mondo. Una leggenda quest'ultima ancora oggi molto diffusa, Pauli Arbarei, forse salvata dall'isolamento in cui ha vissuto il piccolo paese della Marmilla, dove la gran parte della popolazione ha potuto vedere o scoprire le tombe dove erano seppelliti scheletri di grandi dimensioni, che secondo tante testimonianze si trovavano un po' in tutta la Sardegna, in tombe megalitiche. Per anni le abbiamo conosciute come tombe dei giganti, senza comprendere il mistero che si nascondeva dietro un nome così altisonante per un popolo generalmente basso di statura come quello sardo, un mistero che lentamente emerge dalla nebbia della storia in cui era stato nascosto, secondo le testimonianze raccolte in questo libro da Luigi Muscas di Pauli Arbarei in diversi paesi della Marmilla, compreso il suo, a partire dagli anni 50, con l'arrivo dei trattori nelle campagne della zona sono emerse diverse sepolture che ospitavano scheletri di esseri giganti alti dai 3 ai 5 metri. I denti e le ossa che il ricercatore ci mostra sono enormi per essere appartenuti ad una persona di dimensioni normali. Sono forse degli esseri giganti di cui parlano le persone della zona. Secondo la Bibbia e Platone i giganti sono esistiti in epoche lontane, in diverse parti del mondo. Subito dopo i primi ritrovamenti in Sardegna, diverse equip di archeologi si interessarono delle scoperte, ma sinora nessuno ha mai pubblicato niente su questi esseri misteriosi. Eppure, ad esempio, in tanti ricordano di avere visto gli archeologi portare via gli scheletri dei giganti trovati all'interno del nuraghe di Sardara, un mistero di cui ci occuperemo nei prossimi giorni girando la domanda alla stessa soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano.